Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Il Caproni K-133 era un aereo multiruolo sviluppato dall'azienda italiana aeronautica Caproni. Aereo coloniale italiano di riferimento, la Vacca, così soprannominato affettuosamente dai suoi equipaggi, venne impiegato sia durante la guerra di Etiopia sia nella seconda guerra mondiale. Benché le sue caratteristiche e la sua bassa velocità massima lo rendessero vulnerabile per le esigenze di una guerra moderna, venne utilizzato con buoni profitti nel teatro dell'Africa orientale italiana e al seguito dei reparti da caccia in Unione Sovietica e sui Balcani. Nel 1934 la Aeroplani Caproni, allora una tra le maggiori industrie aeronautiche italiane, concepì l'aereo. Il progetto fu l'ultimo elaborato personalmente dall'ingegnere Giovanni Battista Caproni, con la collaborazione di Agostino Caratti e dell'ufficio tecnico della ditta. Venne utilizzata la capace fusoliera dell'affermato K111, sostituendo l'unico motore Isotta Fraschini Asso 750 RC raffreddato a liquido con tre Piaggio P7 raffreddati ad aria. Difatti venne definito inizialmente K111 militare con motori Piaggio P7. È corretto considerarlo la versione trimotore del K111, difatti era altissimo il numero di parti in comune tra i due apparecchi. Il prototipo con matricola militare 283 fu portato in volo da Mario De Bernardi il 16 settembre del 1934 dal campo di Taliedo e fu subito messo in produzione, probabilmente in relazione al piano di attacco all'Etiopia già allo studio. L'industrializzazione fu assai rapida. A seguito dell'espansione produttiva, Caproni potenziò i quadri tecnici e l'organizzazione della ditta. La produzione fu avviata con due lotti, affidati agli stabilimenti Caproni di Vizzola e Taliedo, per un totale di circa 470 esemplari realizzati. Il programma industriale coinvolse diverse aziende del gruppo Caproni, dalla Compagnia Nazionale Aeronautica CNA di Roma, che produsse parti di ricambio, alle Avio Industrie Stabiensi Avis di Castellammare di Stabia, alla versione base da bombardamento designata ufficiosamente K-133N, si aggiunsero nel tempo quelle C per passeggeri, S compiti sanitari, P trasporto e scuola paracadutismo. La fusoliera della versione N normalmente era munita di seggiolini per il trasporto di 16 soldati con equipaggiamento da guerra. La versione C era configurata per 7-8 passeggeri, quella S con 6 barelle e 4 poltrone per feriti leggeri. La versione P aveva seggiolini ribaltabili per 10 paracadutisti, con cavi di vincolo e moschettoni sul pavimento, e una tramezza per 2 sacchi aerorifornitori sganciabili. Le differenze strutturali e dell'impiantistica erano molto ridotte, rendendo altresì facile riconfigurare per i differenti ruoli gli esemplari esistenti. Il K-133 era un monoplano ad ala alta, trimotore da bombardamento e trasporto. Le due semiali erano controventate con montanti in tubo d'acciaio e tiranti profilati in acciaio. Erano munite di flaps e di alettoni a fessura ed erano fissate con spinotti metallici alla parte centrale della fusoliera. La struttura era su due longheroni a scatola in legno con sezioni variabili. Le centine avevano profilo piano convesso e struttura a traliccio in legno. Il rivestimento era in tela di lino verniciata. I flaps erano in tubi di acciaio saldati e ricoperti in tela. La fusoliera era costruita in tubi di acciaio ed era composta da sezioni con pipe e tiranti in profilati fissati ai quattro longheroni. Ai nodi di fusoliera erano collegati i montanti delle ali e del carrello. Il rivestimento era misto, in tela di lino e lamierino d'alluminio. Il portellone di accesso era situato sul lato sinistro.
Gli impennaggi avevano una struttura in tubi d'acciaio saldati e rivestiti in tela di lino. I piani mobili avevano compensazione aerodinamica, lo stabilizzatore aveva incidenza variabile in volo. Il carrello a carreggiata larga aveva ammortizzatori FAST a trafilamento d'olio e dei sensori elastici. Le ruote avevano pneumatici da 1160x250 mm e carenature aerodinamiche rimovibili. I freni erano ad aria compressa. Il carrello di coda era fisso e comprendeva una forcella rigida ed una mobile con ammortizzatore a tamponi di gomma, con la ruota di tipo ballon da 480x120 mm. I propulsori, racchiusi in una capottatura di tipo NACA, erano tre radiali Piaggio P7 C16 a 7 cilindri, raffreddati ad aria e muniti di compressore, eroganti una potenza di 430 cavalli. Le eliche erano delle bipala metalliche Caproni a passo regolabile a terra, con rotazione sinistrorza e diametro di 2,60 metri. La capacità complessiva di carburante era di 1726 litri, ripartita in due serbatoi collocati nel cielo di fusoliera, in corrispondenza dell'ala. L'armamento difensivo consisteva in una torretta dorsale retrattile con una o due mitragliatrici, un'arma in depressione e due laterali tutte tipo Lewis, del calibro di 7,7 mm, ognuna con una dotazione di 10 caricatori da 47 colpi. Quello di caduta comprendeva due lanciabombe verticali per 6 bombe di diverso tipo, oppure due spezzoniere da 102 spezzoni da 2 kg. Le installazioni comprendevano una radiotrasmittente RA350i, il ricevente AR5 con possibilità di montare il radiogoniometro P63N con il segnalatore sul cruscotto piloti. Era inoltre possibile montare macchine fotoplanimetriche tipo OMI, AGR61 a pellicola o AL30 a lastre, oppure fotoplanimetrica OMI PS3 a lastre. Il posto di pilotaggio aveva doppi comandi affiancati, con volantini e pedaliere, rinvii rigidi in tubi flessibili e cavi di acciaio. Sotto il seggiolino di sinistra era disposto un cruscotto per l'avviamento del motore. Al centro della cabina erano collocati i comandi dello sgancio bombe. L'equipaggio era composto da due piloti, di cui uno con funzione di mitragliere, ed un osservatore mitragliere marconista. Il Caproni K-133 aveva un'apertura alare di 21,44 metri, era lungo 15,45 e era alto 4 metri. La superficie alare complessiva era di 65 metri quadrati, il peso a vuoto era di 4.000 kg, il peso massimo al decollo era di 6.500 kg, la velocità massima era di 260 km orari a 1.600 metri di quota, la tangenza pratica era di 6.500 metri, l'autonomia di 2.000 km. Il primo esemplare di serie con matricola militare 20124 fu consegnato alla Regia Aeronautica nel settembre del 1935. I primi reparti ad avere in dotazione il velivolo furono la sesta e la settima squadriglia. Gli invii verso l'Africa iniziarono il 9 dicembre del 1935, con l'imbarco sul Miraglia di tre K-133 destinati a Massawa. Un secondo carico di 14 velivoli partì da Napoli, sull'Ircania, il 25 gennaio del 1936. Il 6 marzo del 1936, un K-133 decollato da Neghelli, nonostante la reazione contraerea, compì per la prima volta un sorvolo della durata di mezz'ora su Addis Abeba, effettuando rilievi fotografici. Questi furono i preliminari della battaglia del lago Ashanghi, a cui i K-133 dettero un contributo importante. Difatti, dall'inizio di aprile l'aviazione arrivò a compiere oltre 150 missioni al giorno, divenendo il fattore decisivo della situazione bellica. Altrettanto intensa fu l'azione degli aerei basati in Somalia. Dal 22 al 24 marzo, 56 velivoli lanciarono 19.400 kg di bombe, con l'annientamento delle locali installazioni e magazzini militari.
Nel corso del conflitto si vide il primo impiego operativo della versione sanitaria, K-133S. Si trattava di 7 esemplari che tra il maggio e l'agosto del 1936 effettuarono il trasporto di 37 feriti e oltre 200 malati. In Libia il primo impiego operativo di un K-133 fu da parte dell'89esima squadriglia nel dicembre del 1935. Il 14 febbraio del 1936 il primo esemplare tipo Austria lascia Taliedo per la presentazione ufficiale a Vienna. Il 10 aprile giunsero due ufficiali piloti austriaci per il passaggio sull'aereo. L'Austria acquisterà un totale di 5 velivoli. Sempre a Taliedo, il 10 agosto del 1936 venne collaudata anche la versione civile. Così nel settembre dello stesso anno l'ala Littoria acquistò i primi K-133 civili, ottenuti modificando presso le officine Caproni di Addis Abeba alcuni esemplari militari. Al 30 giugno 1937 l'ala Littoria gestiva la più estesa e trafficata rete di collegamenti interni di tutta l'Africa con 12 K-133, che trasportarono annualmente quasi 10.000 passeggeri con una regolarità tecnica del 99,9%. A fine marzo del 1939 una quarantina di K-133, quasi tutti provenienti da stormi da caccia, vennero concentrati sull'aeroporto di Grottaglie. Dopo l'occupazione di Tirana nell'aprile successivo, sull'aeroporto cominciarono ad atterrare questi K-133, assieme ad altri velivoli che trasportarono un intero reggimento di granatieri equipaggiati. Il 19 ottobre del 1940 giunse in Belgio il 56esimo stormo caccia, con il 20esimo gruppo su Fiat G50, e il 18esimo su Fiat CR42. Per le esigenze di supporto logistico, lo stormo aveva in dotazione 12 K-133, ripartiti in due velivoli per ogni squadriglia. Tali aerei effettuarono collegamenti tra gli aeroporti belgi occupati dal Corpo Aereo Italiano. Sul fronte russo i K-133S vennero preceduti da 3 esemplari da trasporto in carico al 22esimo gruppo caccia giunto a Krivoj Rog il 26 agosto 1941 e quindi avanzato a Stalino. All'inizio del 1942 l'attività delle scuole fu indirizzata a preparare gli effettivi per l'occupazione di Malta nella operazione C3, a cui dovevano concorrere anche le truppe aviotrasportate ed unità navali. La più consistente presenza di K-133 fu quella presso i reparti di volo delle scuole paracadutisti, che li utilizzarono come materiale di base per l'addestramento. In tale configurazione il K-133P fu attrezzato per consentire l'addestramento al lancio di 16 uomini. Il 15 gennaio del 1942 la prima squadriglia Scuola Paracadutisti ne aveva in carico 15 esemplari. Nel febbraio del 1943 la scuola di Tarquinia ne aveva 16 e quella di Viterbo 9. Altra organica presenza di K-133 fu quella presso la Scuola Specialisti di Napoli Capo di Chino. Al 31 luglio 1943 la Regia Aeronautica aveva in carico solamente 33 K-133 di vecchia produzione e 18 nella versione bis Superstiti. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, nella Regia Aeronautica co-belligerante al sud, un solo K-133 prestò servizio con il raggruppamento caccia ad uso del quarto stormo. Al nord, l'Aviazione Nazionale Repubblicana impiegò qualche K-133, in particolare 2 esemplari, presso il reparto aerei collegamento di Milano-Bresso. Più consistente fu il numero di esemplari requisiti dalla Luftwaffe, che nell'estate del 1944 arrivava ad averne un carico di 32, quasi tutti presso magazzini aeronautici. Nel dopoguerra l'ultimo K-133 a volare fu l'esemplare I Mulo, che nel 1948 svolse attività di volo per la Transavio di Milano Linate.